Buonasera, oggi dovrete essere pazienti perché il titolo, non avete visto il titolo, oggi mi devo sfogare, però vedete qui, io, i montaggi servono a questo, io sono un vulcano, no? Poi potrei pure evitarne i montaggi di qualcosa, ma forse è meglio così perché quello che io penso. Io lo so così, sono istintivo. Andiamo per ordine. Intanto per alleggerire la cosa, vi faccio uno specchietto perché qui bisogna parlare molto semplicemente di tecnica, so altri che si devono interessare. Io vi parlo di quello che può succedere, poi è una cosa che si riallaccerà in finale. Intanto vi faccio sto giochino. Davanti a noi abbiamo due impianti, anzi due pre per l'esattezza, due potenziometri del volume che praticamente noi ci stiamo ascoltando un brano, una traccia a 10 watt in ambedue i casi. Però il primo pre o il primo integrato ha il volume a 10 watt, ore 1, ore 2. Il secondo integrato, il secondo pre, il potenziometro del volume sta a ore 5, ore 6. Avete capito, no? Un potenziometro sta a ore 2 e l'altro sta a ore 6, però tutte e due stanno erogando 10 watt per canale. Ricordatevi questo. Devo annaccarmi oggi. Se no qualche parolaccia scappa, per forza, come dovrò calmare. Stamattina è venuta a trovarmi una persona che già da tempo ci scambiavamo email, ci siamo sentiti. È una persona che conosce l'ambiente, l'entourage del Calabrese, che mi abita pure vicino, perché io sono a 30 km, lui sta a Bracciano. La sua Langley dei poveri sta a Bracciano, la sua università Harvard dei poveri sta lì. Chiaramente lui, la prima cosa che mi ha detto, guarda, io sono, ascolto tutti, non scrivo sui forum, conosco tutti, ma vedo troppe litigi e cose, pertanto ti pregherei di non fare il mio nome, però io sono curioso perché io conosco quel suono lì e voglio, sono curioso a questo punto. Io ho detto vieni, è venuto stamattina la taglio corta, ha messo due brani, non parlava, io tanto è vero, dico neanche zero, due brani. Secondo brano è finito, si è girato, ma ha fatto così. Non lo so a chi era rivolta sta cosa. Poi proseguiamo. Quando io, Santefelli, che viene offeso, continuo, no? Oggi a fare. Cambiano il modo, mi chiamano con appellativi differenti, però parlano di me, no? Allora, quando Santefelli si mette e fa il video e parla dei Glipshorn, parla di Deltamax, parla di Altec, di JBL, dei diffusori difficili, sistemi di grande efficienza, no? E voi chiaramente mi vomitate addosso un mare di cose, poco male, ma voi in quel momento non state offendendo a Santefelli, perché io poi voi state offendendo Peter Snell, Paul Klipsch. Se io ho parlato bene delle Horn, perché le ho sentite, io non sento, non c'ho la vostra preparazione, con i conetti, i tuitierini così, me scuserete. Io quando parlo delle Horn o di altri diffusori, parlo delle Horn perché non è che sono andato da Di Prinzi, mi sono comprato una coppia di Horn, con due finali, ho portato a casa, quelle sono le Horn, no. Io le orne le ho sentite suonare da schifo, le ho sentite suonare benino, bene e magnificamente. Quella è la differenza. Io posso parlare
Ma a parte questo qui, insomma, sto signore Paul Klipsch, che questo lì è la storia dell'arte vedertà, insomma, no, è un punto di riferimento. Però voi che siete capre, venditore di pesce puzzolente, maleodorante, perché siete in forum dei fedecchie, come sempre ho detto, voi offendendo me, direttamente offendete una persona del genere. E non ve ne accorgete che fate figure di merda. Parlate di teoria, di tecnica, quando non sapete un cazzo di niente di pratica, perché c'avete dei impianti che veramente ce l'ha mia nipote a casa. Ve porto da mia nipote. Ma stiamo scherzando? Voi offendete a me? No, offendete lui. È un matto, capirai? La prima Klipschorn è uscita nel 1946, è andata fuori produzione quest'anno perché è stata sostituita dai Jubilee, ma non vale un cazzo, ma che è un diffusore, la tromba t'ammazza, poi fruscia e poi non si può tenere il sistema e non può suonare il sistema come quello che c'hai dentro qua, tutte queste cose. Voi vi dovete nascondere, siete la vergogna, proprio la vergogna personificata. E quando sono andato a sentire Ernesti, vedete, mi sono messo il mouse vicino, quando sono andato a sentire, perché io ci trovo dei punti di riferimento, a voi sembra facile, devo parlare di 2000 cose, poi faccio errori, così, perdonatemi questa cosa, io devo andare così. Quando sono andato a sentire Ernesti, che dopo aver raccolto i coglioni per terra, dopo aver sentito due brani di clavicembalo, due coglioni che ho presi e rimessi al loro posto, mi ha messo quell'altro discepolo del Pere Cottaro, mi ha messo i Pink Floyd, e se l'ho allargato, tirato su, ho detto, devo vedere il basso, no, ma non c'è problema, perché io, quando ho queste difficoltà, o il medio alto troppo aperto, o il bassone così, io vado lì, vado dal Behringer, dal processore Behringer, e comincio a rompere il cazzo ai potenziometri. Lui va lì ogni brano, serio. Io infatti te consiglio, e il Behringer, un bel cavo XLR 4-5 metri, lo metti qui su, vedi, tu c'è il Behringer sulle ginocchia. Ogni brano sei lì a fa così, no? Poi finché te vede qualcuno e ti dice vieni qui e ti ricovera. Io ho questo, guarda che differenza c'è. Il processore Electroids sta lì sopra i finali. Sta lì. Io ho un mouse col volume, vedi? La manovella qui. E manovro una porta aerea. Solo col soggetto qui. Questo è. Poi parliamo di cose serie. Quel giochetto che vi ho detto prima, no? Che vi ho detto la roba del volume. La maggior parte dei diffusori hi-fi che stanno in commercio hanno una sensibilità non alta. 87, 88, arrivano a 90 così, che succede? Con quel tipo di amplificazione, quel tipo di elettroniche, io devo cercare di spiegare, non so tecnico, però così ci capiamo, Ricordatevi sempre il volume, 10 watt tutte e due, uno così e l'altro re 6, l'altro re 2, erano la stessa potenza, è quello. Praticamente il segnale, le caratteristiche elettriche di amplificazioni che vengono usate al 90% in alta fedeltà hanno un segnale fisso che lavora bene appunto con certi diffusori, infatti la maggior parte l'efficienza è quella. Se cominciamo ad andare su con l'efficienza, cosa succede? Succede questo, che noi avremo uno scompenso grandissimo, perché lì la sensibilità è quella, è fissa, non è automatica, che a secondo dell'efficienza del diffusore si modifica e fa lavorare bene, comunicare bene il pre col finale.
ok, noi ci mettiamo un diffusore due clipshorn, così finaloni che vedete, qualsiasi cosa. Cosa succede? Il pre, quando andiamo a vedere la manopola del volume, sta ore 2, già sta erogando rabbiosamente. Significa che il pre è chiuso, e fa, va proprio spiegato in maniera povera. Cioè abbiamo il volume chiuso, il pre, lavorando così, manderà un segnale all'amplificazione, un segnale leggero, leggerissimo, una piccola scorreggina, proprio così, una piccola scorreggina. È così tutto disallineato, perché non può lavorare, le sensibilità sono fisse, sono quelle, ma ci vogliono altre sensibilità per quei diffusori, altrimenti lì sta tutto tirato per collo e tutto è un'erogazione così violenta, e i diffusori poi dici, ma la tromba non senti come sibila, come fruscia, la senti come tagliente, ma ste clipshorn non valgono un cazzo, no, siete voi che dovete essere tutti ricoverati e dovete scappare, vi dovete vergognare. Io vi vorrei incontrare uno a uno, io vi vorrei dire un sacco di parolacce, ma tante ve ne vorrei dire, iniziando dal Caporione, che lui, siccome, perché lui è un tecnico e se ne intende, non, qui sto parlando serio, il calabrese è uno che è tecnica, sa, mica Santefelli, però lui è talmente fanatico, che lui se crede che le sue cose suonano meglio di Electro Voice, di Eclipse, dei suoi grandi sistemi, si inventa queste cose. La realtà è diversa, la calabrese, la pratica è un'altra cosa. Infatti questo stamattina mi ha fatto così. Come mai? Ce l'aveva con me, boh. E i suoi discepoli come possono essere? Chi scrive in quei cazzo di forum? Quei forum di merda, di pura merda, puzzolenti, che offendono pure, che piono per culo, come possono essere? Sono quelli che vanno, che hanno il processore sulle ginocchia e ogni brano, come i celebrolesi, vanno là a cambiarsi le cose. Ecco, questo è. Allora cosa succede? Come vi ho detto, il pre non comunica più con l'amplificazione, perché l'efficienza dei diffusori ha disastrato proprio questo equilibrio, per farvela proprio bella semplice. È come noi abbiamo una macchina potente, ma non abbiamo l'assetto, tanta potenza. Come noi apriamo il gas, la macchina esce fuori strada. Poi diciamo, ma quella è una Ferrari de merda, non è colpa della Ferrari, è l'assetto che bisogna mettere a posto. Cioè, questo è uguale, con l'alta efficienza si fa così. Nel professionale queste cose non esistono. Non ci stanno problemi di sensibilità e che fanno a cazzotti, pertanto senti, i clipshorn non strillano se tu le fai suonare male, ma non offendete Paul Klipsch, brutti perecottari, siete una massa di perecottari, state offendendo Paul Klipsch, no Santefelli, Paul Klipsch, vi dovete vergognare. Mamma mia, come vorrei incontrare uno per uno, davanti a dirmi, senti, ma allora quello che hai scritto lì, spiegamelo a parole tue, proprio qui, davanti a me, vediamo un po' se sei così convincente. Un'altra cosa succede? Questi scompensi dove vanno poi a parare? Sulla sorgente. Stavo parlando con Marcello ieri sera, Marcello Croce, il fonico che mi ha aiutato, quello con le palle ottagonali. Cosa succede? Che la nostra sorgente, che comunica col processore oppure
solamente se c'è il professore comunica per cazzi suoi a 24 bit, avendoci questi scompensi tra il pre che comunica a cazzo di cane col finale perché le correnti vanno a puttane, non sentiremo più 24 bit, ne sentiremo 20, 18. E questo già rovina il suono. Un'altra cosa è questa. Guardate come si devono tenere i livelli di tutte le amplificazioni. Lo vedete? Lo vedete dove me sto ore una? È inutile che io spalanco i finali. Quando io spalanco i finali, aumento solamente tensione e creo quegli scompensi di cui vi stavo parlando. Nei concerti, dal vivo, in qualsiasi ambiente, stadio, teatro, quello che volete voi, disco, discoteche, se c'è un fonico coi coglioni, andate vicino ai finali, vedrete che stanno al 40-50%, lavorano, non lavorano coi potenziometri al massimo. Comunque questo vi volevo dire, quando voi sentirete una clip shorn che strilla come due cornacchie, e andate a vedere il volume a dove sta il potenziometro, vedete il potenziometro, quello è il punto di riferimento vostro. Quando sentirete clip che suona male così o diffusori del genere, sicuro che il potenziometro manco si è mosso, e lì vuol dire che c'è un grandissimo, grandissimo scompenso. Questo è i diffusori di alta fedeltà che continuano a suonare in questa maniera. Ma io dico, solo i polli se possono spendere decine di migliaia di euro per comprarsi sistemi del genere. Questi continuano a far finali 500 watt, 1 kilowatt, che poi più hai potenza e più sta cosa diventa devastante, più ci metti potenza e poi pensate come comunicano, con queste grandi potenze che servono a niente, però loro non è che loro guardano queste cose, no, loro te fanno i boom meter più grandi, mo fra un po' ci fanno come, cioè fanno 2,46 pollici, una a destra e a sinistra con sti aghi che fanno così, questo fanno, sanno fare solo questo. Scusatemi, ma insomma io spero che avete capito, insomma quando voi sentite una clip shorn o un diffusore ad alta efficienza, quando l'impianto è acceso senza play, noi andiamo lì, ci dobbiamo mettere l'orecchio vicino per sentire un sibilo segnale, ma un segnale molto leggero, che quello è un segnale, è un segnale e basta, punto, non è dobbiamo sentire vento. Quando voi sentirete vento e sentirete queste trombe che strillano, vuol dire che non ci hanno capito un cazzo, come quelli dei forum. Arrivederci signori, buona domenica.